Il giorno 9 gennaio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla nostra unità, intervenivamo in via Noale, in quanto era appunto pervenuta una segnalazione di detenzione di sostanze stupefacenti, nonché di armi all'interno di una cantina. Abbiamo eseguito pertanto una perquisizione domiciliare e abbiamo rinvenuto non sostanza stupefacente, ma bensì una bomba a mano, avvolta in uno straccio. Abbiamo pertanto quindi allertato gli artificieri, ha messo in sicurezza l'area e atteso appunto che arrivassero gli artificieri per mettere in sicurezza anche la bomba. Dunque, all'arrivo degli artificieri hanno messo in sicurezza l'ordigno, hanno riconosciuto questo ordigno come una bomba a mano di fabbricazione jugoslava prodotta fino al 1959. E dalle prime indicazioni fatte sul posto ci hanno fatto capire che la bomba era perfettamente funzionante ed era semplicemente da innescare e ci ha spiegato che praticamente questa bomba a mano, una volta innescata, dopo 8 secondi esplode e tutto ciò che c'è diciamo così, di esseri viventi nel raggio di 15 metri viene attinto dai frammenti di metallo che sono contenuti nella bomba ed è sicuramente dannoso se non letale e comunque dannoso anche a distanze superiori. Pertanto hanno messo in sicurezza l'ordigno, lo abbiamo detenuto in un locale idoneo alla detenzione di questo ordigno fino al 18 gennaio, quando abbiamo provveduto ad effettuare la perizia tecnica sullo strumento che è consistita nel capire se effettivamente questo ordigno era atto all'attività per cui è stato prodotto. E dalla perizia tecnica appunto si è evidenziato e dalla radiografia che l'ordigno era perfettamente efficiente nonostante fosse abbastanza datato, il detonatore era perfettamente funzionante, il tritoro era presente e per cui di conseguenza l'ordigno sarebbe stato atto a fare molti 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 danni se utilizzato per la sua specifica necessità.